come va? Bene, tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto. Quanto sei carico che inizia il mondiale? Ah, tantissimo, tantissimo. Inizia il mondiale di freccette. Quest'anno tanta roba, perché secondo me mondiali in cui veramente 8 giocatori, 9 forse lo possono vincere. Assolutamente sì. Io sì. Me ne ricordo. Ci sono 3 o 4 top che sicuramente possono fare dei danni e arrivare in fondo, ma poi il gruppo che tiene altissimo la media e che ha fatto molto bene nell'anno sono veramente in tanti questi. Guarda, ne parliamo un po'. Vuoi una birra intanto? Dai, fammi una birra, grazie. Ormai sei sempre qua. Allora, prego. Mi fai compagnia però, eh? Certo. Ok, questa qua. Cinque. Sai che ho visto veramente bene quest'anno, ma finalmente, perché ci mancava un po', ho avuto un biennio difficilissimo. Michael Van Gerwen. È tornato alla grande, quest'anno ha vinto 3 major in più la Premier League, che è il torneo che tutti i giocatori vogliono giocare e vogliono vincere, quindi assolutamente secondo me, e penso anche secondo te, è il favorito numero uno. Ma io non mi esprimo mai sul favorito, di solito ci prendi te. Guarda, però onestamente dopo 2 anni in cui aveva vinto solamente un titolo televisivo, ritrovarla a questi livelli ne avevamo bisogno. Ne avevamo bisogno, l'ultimo major ha veramente esagerato nelle Players Championship Finals. Ha chiuso al Big Fish, ha chiuso al 144, ha chiuso al 141, ha chiuso il leg perfetto, ha fatto 10-180, è stato devastante. Se gioca così, come ha detto lui nelle dichiarazioni, se gioco così vinco con tutti, non posso perdere con nessuna partita. Campione del mondo in carica, Peter Wright, non arriva benissimo a questo mondiale perché comunque, oltre ad aver avuto problemi in famiglia nell'ultimo periodo, non è stato l'anno migliore di Peter Wright, perché alla fine ha fatto un finale, ha fatto qualche semifinale, qualche quarto di finale, ma non ha portato a casa niente a parte il mondiale, ma ormai è passato quasi un anno. Tra l'altro il paradosso è che lui vince il mondiale l'anno scorso. E cosa dice? Adesso ho vinto per 2 volte il mondiale, il mio obiettivo è star sempre lì, vincere ogni torneo che mi capita davanti da affrontare. Esatto. Zero. E Gerwin? Perché in teoria ci arriva da numero 1, eh? Gerwin Price ci arriva da numero 1 perché comunque ha fatto bene durante la stagione, tanti piazzamenti, anche lui solo una vittoria, tra l'altro non valeva neanche per il ranking perché ha vinto le World Series e basta, però sicuramente un torneo molto importante, però è sempre arrivato in fondo ai tornei, è arrivato in semifinale, è arrivato quasi sempre nei quarti di finale di tutti i major e quindi ha accumulato tante sterline per rimanere al numero 1 sicuramente. Guarda, su Michael, dicevo, mi è piaciuto, arriva carico, è un grande ritorno. C'è un altro grande ritorno, anche se in termini molto diversi, è Raymond Van Barneveld. Ma onestamente, dopo che si era ritirato post Mondiale 2020, avresti mai detto, ci troviamo al Mondiale 2023, che abbiamo tra le teste di serie Raymond Van Barneveld. Teste di serie numero 32. Che ai 16esimi giocherà contro Gerwin Price. Arriva da una semifinale a Grand Slam, esatto. Incredibile. Ai 16esimi giocherà contro Gerwin Price. Gerwin Price l'ha battuto 2 volte al Grand Slam of Darts, sia nel girone, dopo nell'eliminazione diretta. E quindi abbiamo già un termine di paragone molto molto importante perché potrebbe far bene anche al mondiale. Ovvio, non penso che possa vincere Barney il mondiale, lui che ne ha già 25. Portiamo rispetto, esatto. Però portiamo rispetto a questo grande ritorno, perché comunque lui ha trovato l'equilibrio totale nella sua vita, anche fuori dalla pedana, si è sposato. Sia benedetta Giulia. Esatto, e quindi anche questo aiuta il giocatore di freccette a avere delle prestazioni importanti. Parliamo di un professionista. Ogni professionista ha bisogno del suo equilibrio fuori dallo sport e fuori dal suo lavoro. Evidentemente Giulia questo nuovo equilibrio di vita gliel'ha dato, assolutamente sì. Però Michael Smith, finalmente. Alla 9ª finale individuale a livello televisivo giocata in carriera è riuscita a vincerla. Una grande slam, finalmente ci siamo tolti questo peso enorme, anche perché iniziava a scocciare anche a noi, esatto. Vedeva arrivare sempre in fondo. Ce lo aspettavamo, ad ogni finale ci aspettavamo la vittoria di Smith, ha fatto fatica ad arrivare, anche gli anni indietro. Quest'anno addirittura ha fatto 4 finali nei major a partire dalla finale del mondiale con Peter Wright.
e poi ha perso altre due finali e finalmente è riuscito a vincere il Grande Slam of Darts. Quindi si è sbloccato, anche se ha toppato l'ultimo major perché è uscito subito al primo turno, però sicuramente arriva al mondiale con una testa diversa. L'anno scorso ha perso la finale, aveva mandato a casa Price e Clayton, quindi i due favoriti all'inizio del mondiale scorso, erano i due favoriti per arrivare in fondo, li aveva mandati a casa tutti e due lui, e poi Peter Wright, arrivando dall'altra parte del tabellone, è riuscito a vincere il mondiale. Poi sai che il mondiale, Alli Palli, Londra, insomma, richiamano sempre dei nomi storici. Wade, quest'anno l'avevo un po' perso, l'anno scorso era arrivato da numero uno inglese. Wade, tanti piazzamenti, ma non ha fatto la sua stagione migliore, anche se la sua stagione migliore era quella dell'anno scorso. Non dovevamo andare indietro. Non si di vedeva tanti anni. Esatto. E Gary? Gary Anderson è uscito dalla top 10, ahimè, per il nostro Giorgio Basile, dobbiamo dirlo. Che il suo però idolo... ha ritrovato Barney, è contento così. Esatto. Però è uscito dalla top 10 e se non fa bene al mondiale rischia di ancora salire nel ranking in maniera drastica e allontanarsi anche dalla top 20. Poi ho altri tre nomi da farti. Aspinall, Dimitri Vandenberg, ormai li citiamo sempre in coppia, manca sempre un pezzettino. Manca sempre qualcosa. Aspinall ha fatto due finali dei major nell'ultimo periodo, però al momento della finale non è riuscito a dare il meglio di sé. Però arriva molto bene perché ha fatto un periodo difficile, è stato operato al braccio, ha fatto un mese e mezzo fermo a casa senza scagliare una freccia. E dopo piano piano si è ripreso e ha fatto subito risultati nei grandi major, quindi significa che mentalmente con la testa c'è, assolutamente sì. Luke Humphries. Luke Humphries, grande nome, ha vinto tanto quest'anno nel Pro Tour, 4 tornei, ha battuto Van Gerven 7-0 in una semifinale, è arrivato in fondo negli ultimi major senza vincere, perdendo con Van Gerwen, che si è ripreso subito la rivincita, diciamo, di qualche sconfitta in più. Quest'anno 6 incontri tra i due giocatori, 3 vittorie a testa, e quindi un grande Humphries che si presenta col numero 5 del tabellone. Stavo dimenticando di Noppert, perché prima abbiamo citato gli olandesi. Noppert è cresciuto come livello. È cresciuto, numero 2 olandese, dietro a Van Gerwen, dovrebbe fare la prossima World Cup con lui. Ha vinto lo UK Open, è arrivato in fondo anche lui in tanti tornei e quindi può sicuramente dar fastidio a tanti. Non dimentichiamo Cross, il campione del mondo di 3 anni fa. Non va mai dimenticato. Ha fatto finale con Van Gerwen 15 giorni fa. Insomma, numero 6 del mondo. Non possiamo dimenticarci di Cross, che è in crescita totale, nel senso che l'ultimo major dal primo turno alla finale ha giocato sempre meglio. 11-180 in finale con Van Gerwen, che è stato ingiocabile nelle Players Championship Finals, però un Cross che ha già vinto il mondiale, quindi ha di testa già un vantaggio. Sappiamo chi lo aveva pronosticato il Cross campione del mondo. Quindi, secondo te, il mondiale lo vince uno di quelli che abbiamo già citato o c'è quel nome che non ti aspetti? Perché io mi sono segnato due ragazzini. Kalaritz, che però già l'anno scorso ci aveva fatto vedere cose buone al mondiale, è arrivato ai quarti. Esatto, l'ultimo major ha fatto ancora quarti, quindi è tornato a arrivare in fondo in un major. Lui è testa di serie numero 23. Esatto. E chi potrebbe beccare al secondo round? Uno che potenzialmente è una mina vagante. Josh Rock, campione del mondo dei giovani, lui. Titolo vinto pochi giorni fa. Ha fatto molto bene durante l'anno, è letteralmente esploso, gioca spesso sopra i 100 di average, ha vinto anche una tappa dei Player Championship. Insomma, Josh Rock, 20 anni, straordinario, e ci aspettiamo tanto da lui. Più che altro a me la cosa che è impressionante è questo qua, ha fatto il primo 9 frecce televisivo in carriera in faccia a Michael Van Gerwen. Nel secondo leg, dopo 30 secondi praticamente, è stato devastante. Quindi attenzione, perché loro due potrebbero incrociarsi al secondo round e da lì potrebbe venire fuori, secondo me, un giocatore che in questo mondiale può dirla... Può dire la sua. Può dire la sua. Però non è il primo mondiale, anzi ormai ci stiamo abituando e ci fa piacere, delle donzelle. Quest'anno ne abbiamo tre. Quest'anno tre. Una è stata ripescata proprio nell'ultimo periodo, Fallon Sherrock, ha vinto il match play femminile quest'anno. E dopo le due qualificate di diritto delle Women's Series, che sono Lisa Ashton, che ha vinto la classifica, e Bo Greaves, che è un altro fenomeno, 2004, tipo Josh Rock. Ma che sta ragazzina qua? 18 anni.
che gioca in maniera devastante. Sono andato ad analizzare tutte le sue partite, gioca tra il 94 e il 98 di average sempre, tranne quando gioca la finale che aumenta leggermente. Pensa che una finale con la Sherrock ha giocato a 107, e quindi a 107 puoi vincere il mondiale anche dei grandi, dei pro. Direi che, ecco. Poi c'è il grosso punto di domanda, primo mondiale per lei, 18 anni, prima volta 10.000 persone a dargli palli dietro che ti gridano dietro, che ti fanno il tifo. C'è una situazione sicuramente diversa che non ha mai provato in un torneo, specialmente nel circuito femminile, e quindi bisogna anche tenere in considerazione l'aspetto emotivo della risposta della campionessa. Beh, piccolo consiglio, tappi. C'è qualcuno che gioca coi tappi, sì, eh? Sì, ma comunque lei la vedo molto sbarazzina, molto tranquilla, seria, pacata. No, ma ha fatto vedere cose clamorose. Io non vedo l'ora, giuro, perché è un grande mondiale, il 30° della storia, il primo con un nuovo sponsor. Passerà la storia perché si possono nominare. William Hill per 8 anni è stata la casa del World Dart Championship. Questo che è il World Dart Championship 2023 ha uno sponsor che in Italia, insomma, Casu. Però l'abbiamo visto anche in Serie A perché è main sponsor del Bologna, c'è scritto sulle maglie, ed è diventato padrone quasi del circuito perché è sponsor di 8 tornei televisivi, hanno investito tanto. Quindi vedremo un mondiale meno azzurro, un po' più rosso. Esatto, pensa che il montepremi totale di tutto un'annata della PDC è di circa 15 milioni di sterline, quindi Casu darà una grossa mano a ingrassare il montepremi per ogni singolo torneo. Ma in questo senso PDC è cresciuta tantissimo negli anni. 15 dicembre, 3 gennaio, si gioca quasi ogni giorno, esatto. Ci si ferma la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano. Il 31. E poi siamo sempre presenti. Il 1 gennaio. Quarti di finale. La giornata più bella di solito. Due partite a pomeriggio, due partite alla sera. Voi siete ancora devastati dalla notte di Capodanno. Quindi sicuramente alla 1, alle 2 del pomeriggio siete ancora sul divano. E quindi inizia la sessione con i primi due quarti di finale. La sera altri due. Il giorno dopo, quindi 2 gennaio, le semifinali alla sera. Il 3 gennaio, la cosa più bella di tutte, la finalissima del mondiale. Perché è la più bella di tutte? A parte che è la finale, ok, ma perché è il primo campione del mondo sportivo dell'anno 2023, esatto. E in base dell'anno arriva da questo mondiale qua. Il campione del mondo di freccette 2023. Peter Wright deve difendere il titolo, non sarà roba facile. No, sarà dura per Peter Wright. Price vorrà sicuramente zittire Van Gerwen con le sue dichiarazioni forti, perché io sono il più forte di tutti, non posso perdere con nessuno, sono le stesse dichiarazioni che fa Price ogni volta che vince, e quindi sarà fuoco e fiamme sicuramente. Giuro, non vedo l'ora di questo mondiale, ti ascolto, perché tanto so che ti troverò. Salute. Al mondiale. Viva le freccette.